ghiaccio, magari qualcosa c'è qua. Sì, guardate. Ok, incominciamo ad andare a fare questo. Andiamo un attimo a fare questo. Questa la togliamo poi, ragazzi, perché intanto. Ok, adesso di acqua ne abbiamo parecchia, possiamo fare tante altre belle cose. Ok, allora, un'altra cosa che volevo andare a fare con voi subito adesso, in questo momento, è no, il jetpack. Che così lo andiamo a provare, vediamo cosa ci può mancare per il jetpack. Per il jetpack ci manca il titanio. E questi due ce li abbiamo. Ci manca solo il titanio. Vabbè, prendiamone tre, via. Non so quanto, non mi ricordo quanto ce ne va, ma comunque. Uno mi sembra. Ok. E abbiamo il jetpack. Allora, ragazzi, mettiamo l'inventario, prendiamo il jetpack e lo mettiamo qua. Allora, adesso volevo farvelo vedere. Che se non mi sbaglio, il jetpack va, guardate, che l'erba cresce. Allora, questa è. Come si attiva il jetpack? Allora, jetpack tiro 1. Ah, forse ho capito. Il tiro 1 praticamente. Guardate, ce l'ho fatta. Però, avete visto? Ok. Perfetto, però questa può essere una cosa abbastanza fattibile. Non è eccezionale, ma comunque può andar bene. Allora, un'altra cosa che possiamo fare. Possiamo fare questo. Volendo, fatemi vedere cos'era quello che abbiamo qua. Quello che abbiamo qua, ah, è questo. Quindi niente, li devo fare. Devo fare questi, no, però devo fare questo. Allora, per fare questo serve anche il magnesio, uno di silicio, uno di magnesio, e lo possiamo fare. Allora, uno di silicio. Uno, due di magnesio e ce ne abbiamo due già, perfetto. Quindi se noi andiamo qua e facciamo uno e via. E noi ce li abbiamo. Poi andiamo a vedere questo cosa ci serve d'altro. Tre superalloy. Ok, allora tre superalloy, andiamo a vedere qua. Ne abbiamo solo tre, ma lo andrò a prendere, ragazzi. Il materiale io, ragazzi, vado a prendere off camera perché è lunga la cosa. Allora, io niente, stavo pensando qua di fare una cosa. Vediamo come posso fare perché volevo fare un corridoio, ad esempio, una cosa del genere qua, no? E in mezzo qua e poi fare le stanze a 4. Adesso voglio fare una base un po' particolare. No, che cazzo sto facendo?
incominciamo a mettere tutto qua, poi vediamo un attimino, ragazzi. Allora, il distruttore, ragazzi, io lo metterei dall'altra parte, lo metterei lì. Andiamo a vedere com'è grande e, ragazzi, eccolo qua. E voilà. Se noi andiamo a prendere l'oggetto che vogliamo distruggere, tipo questo che noi avevamo, e andiamo qua, guardate, vi faccio vedere. Ah, ok, si mette qua. Facciamo così. Ok, e lui l'ha distrutto. E guardate cosa ci ha dato. Le parti che abbiamo utilizzato per tutto l'ambaradan. Avete visto? Quando noi ci sbagliamo, andiamo lì e inseriamo il tutto all'interno e lui ci dà tutto quello che ci serve. Avete visto? È comoda se uno si sbaglia. Ok, allora, come potete vedere, andiamo a vedere anche l'energia elettrica che era 70 e rotti. Andiamo a vedere, siamo a 61, quindi possiamo mettere tanta altra roba. E noi, volendo, ragazzi, ne possiamo fare un altro. Ok? Allora, adesso andiamo a vedere un'altra cosa. Cosa ci serve per fare questa? Tre superalloy che noi abbiamo, anzi forse io di là. E questa invece, tre superalloy. Porca vacca. Faccia il culo, qua non abbiamo superalloy. Però possiamo fare una cosa. Mangiare e bere prima di tutto, e mangiamo ancora questo. Allora, andiamo a fare. Posiamo anche questa. Poi, ragazzi, andrò a fare tanta altra roba, perché alluminio, mettiamolo qua, titanio, magnesio, iridio, ok, superalloy non c'è, il ferro che è qua, ok. E il silicio che poi andrò a prendere. Il silicio. Allora, ossigeno ne abbiamo uno solo. Allora, acqua ce l'abbiamo. Quindi possiamo anche. Ah no, ce l'abbiamo qua l'ossigeno. Allora, andiamo a prenderne ancora uno d'ossigeno e uno. Due di acqua e uno di questi. Perfetto. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Andiamo a prenderci il superalloy. Così vi faccio bene vedere dov'è. Facciamo molta fatica, ragazzi, però. Ma no, mi sono fatto troppo male. Ah,
Allora, ragazzi, ce l'ho fatta dopo 325.000 tentativi. Ok? Allora, adesso qua ci siamo. Vi volevo far vedere. Ok? Dove troviamo il superalloy. Tipo, ad esempio, qua dobbiamo fare in questa maniera. Questo, ragazzi, è il superalloy. Guardate. Superalloy. Avete visto? Solo che adesso qua noi siamo in un punto un po' di merda, perché per fare una bella cosa noi adesso dobbiamo andare prima da questa parte. Oltretutto c'è una cassa lì giù e noi dobbiamo stare molto attenti, molto molto attenti. Sa, ok, andiamo qua. Perché noi per adesso siamo qua solo ed esclusivamente per il superalloy. Perché a noi ci serve quello. E nient'altro. Eccolo qua. È un po' un posto abbastanza difficile da trovare. Cioè da trovare, da... Cioè questo è un materiale difficile da trovare, il superalloy. Però abbiamo trovato la zona buona, quindi possiamo anche vedere, come potete vedere anche qua, però noi dobbiamo andare giù perché sennò lui non lo prende. Ok, super alloy. Ogni tanto troviamo anche delle casse con dentro qualcosa, però diciamo che le casse qua non sono proprio bellissime. Le casse buone sono quelle dentro nelle grotte, ragazzi, che troviamo anche le casse, quelle di oro. Qua a trovare casse di oro, wow, ragazzi, aspettate un attimo che lì abbiamo trovato una base. Dobbiamo andare a vedere se possiamo andare a pigliarci quella base, cioè a pigliarci, a visitarla. Sì, si può. Super alloy. Andiamo a visitare un attimo sta base. Intanto prendiamo anche il super alloy qua. Wow. Beh, andiamo a vedere dentro. Madonna, ragazzi. Allora, qui abbiamo uno di questi. Uno di questi, quindi super alloy. Uranio. C'ha il culo finito l'ossigeno. Allora prendiamo l'alluminio e lo straccio. Il resto lasciamo qua, ragazzi. Poi vediamo. Qua non c'è altro, c'è una cassa qui. Questo lo dobbiamo prendere per forza. Alluminio, il resto lasciamo qua. Poi verrò ancora a vedere. Allora andiamo a prendere... Oh mamma mia, ragazzi. Super alloy. Questa è un'altra pianta di queste. E devo venire di nuovo su sta base. Catraia, vabbè, lasciamo giù questo e questo. Adesso supera lui, qualcosa abbiamo preso. Diamo solo un attimo un occhio qua, un'altra cassa. Porca puttana. Beh, titanio, ragazzi, ne stiamo trovando parecchio. E niente, devo venire di nuovo qua e... No, ce n'è un altro di questi. No, allora facciamo così. Niente, devo ragazzi, devo venire qua di nuovo. Quindi posiamo questo, andiamo a prendere questo e dobbiamo anche pensare che siamo senza ossigeno adesso. Quindi ok, qua c'è un'altra cassa.
Però non c'è blueprint, verrò a prendere, dai. Niente, andiamo a vedere di uscire, perché sennò qua non ce la faremo mai. Poi andrò, verrò di nuovo a vedere magari off camera. Siamo senza niente, ragazzi, devo uscire. Devo uscire e torniamo indietro, torniamo verso casa. Ok, dobbiamo andare a vedere. Non è ancora pronto, però sono pieno come nuovo. Dobbiamo andare a bere, quindi. Ok, e mangiamo. Perfetto. Andiamo a sbloccare i blueprint, i dischi, i CD, i chip, eccetera. I pistolini qua. Allora, vediamo cosa si sblocca. Ok. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo sbloccato parecchie cose, ragazzi. Allora, andiamo a vedere un attimino. Intanto volevo fare anche questo, così vi faccio vedere il beacon. Uno di alluminio, uno di titanio e uno di silicio. Allora, alluminio. Andiamo qua. Non ce l'abbiamo. Allora, titanio, uno di silicio e uno di alluminio. Eccolo qua. E ragazzi, facciamo il beacon. Possiamo fare il beacon. E il beacon, ragazzi, lo metterò qua. Metterò il beacon, lo metterò qua, vicino alla nostra scala. Esattamente qui. Perché? Questo? Allora, come potete vedere, andiamo qua e scegliamo la nostra base. Io la farei blu. Ok? E sappiamo che la nostra base è blu. Se io mi allontano e vado qua dietro, ok? Non vedo la base, giusto? Se io mi giro però, guardate, si vede il puntino quadrato del beacon. Avete visto? E se vado distante si vede. Quindi devo solo seguire il puntino. È una cosa basilare proprio. Però come potete vedere ce lo indica. Ed è veramente, veramente fantastica la cosa così. Questo è il beacon. Noi, io direi di ogni tanto farcene uno e portarcelo. Perché almeno dove ci troviamo posso segnare delle cose. Questa è semplicemente, ragazzi, una lampada. Ok? Poi abbiamo questo, che cos'è? Ok, però ci serve quello. Ecco, ci serve un altro materiale che purtroppo, ragazzi, non abbiamo ancora trovato. Questo lo possiamo fare, 3 di titanio e 3 di iron. Andiamo a farlo, ragazzi. Allora, qua possiamo posare intanto questo. E questo, poi vediamo un attimino. Allora, 1, 2 e 3. 3 di titanio. 1, 2 e 3 e 3 di iron. Andiamo e vi faccio vedere, ragazzi, che cos'è questa cosa. Ok? Allora, per essere sicuri di questa cosa qua, io direi, ragazzi, di farla in un punto dove secondo me ci possiamo poi collegare.
Allora, qua facciamo questa qua nucleare. Qua c'è un bel ripiano volendo, altrimenti la facciamo da questa parte, guardate. La facciamo qua davanti. La facciamo qua davanti. Facciamola qua. Facciamola qua. Andiamo a farla qua. Perché ragazzi, è veramente mastodontica, eh. Non ci sta, ragazzi. Porca troia, dove cazzo la mettiamo? E qua ci starebbe. Beh, allora, perché non ci stai? Perché è gigantesca. Dobbiamo vedere. Perché ragazzi, è enorme. Eccola qua, finalmente ci siamo riusciti a farla stare. Allora, guardiamo un attimo com'è. Questa è una piattaforma, ragazzi. L'ossigeno, mannaggia il culo. Dobbiamo correre. Ok. Mannaggia la miseria, stavo crepando. Intanto guardiamo. È pronta? Sì. È pronta? Sì, perfetto. Ok, andiamo a vedere un attimino com'è questa piattaforma. Allora, c'è una rampa di scale qua, che noi andiamo sopra, perfetto, e in più c'è questa che noi andiamo su, e qua ci sono due tipi di beacon, cioè ci sono ste lucette. Cosa noi possiamo andare a fare qua, ragazzi? Guardate un po', sono missili. Allora, questo missile qua, Asteroid Attraction Rocket, questo praticamente cosa fa? Attrae gli asteroidi, che non sarebbe male, ragazzi, come cosa. Questo Protection Rocket, questo è GPS satellite. Ecco, questa ragazzi può essere fattibile, che ci dà una mappa, e questo invece è Mappa Information Rocket, anche questa, però c'è la superalloy bar, or lì come cazzo si chiama, la barra della superalloy, che purtroppo non abbiamo ancora sbloccato con la strategia. Ma dai! Devo cantare, se non è contento. Allora, 1 e 1, 2. Mannaccia al culo. Allora, per fare quello serve la superalloy strappoletta rod, che sarebbe, io credo, da poter fare qua. Però non l'abbiamo ancora sbloccata, ragazzi. Il nostro problema è quello. Dobbiamo sbloccarlo. Per fare quella mi sembra che ci vanno due o tre superalloy, quindi non mi ricordo bene, però
ci vanno quelli, in più ci va uno di questo qua, ok? Io direi che per adesso possiamo anche essere contenti, abbiamo fatto mucchio di roba. Volevo solo farvi vedere ancora questa. Allora, questa qua, però per fare questa, ragazzi, io voglio fare prima questo che ci serve, 2 iron e 1 di titanio. Allora, uno e 2 iron, 1 e 2, andiamo di là. Poi, ragazzi, io metterò a posto, cercherò di fare le cose come Dio comanda. Adesso, allora, una cosa che volevo fare, la volevo fare da questa parte, così. Ok, qua ci siamo. Volevo andare a vedere di fare questa. Questa ci serve 2 di titanio, una piantina, un alluminio e 2 drappoletti blu. Allora, andiamo a vedere. Ok, andiamo a fare questa. Mamma mia, ragazzi, sta laggando da fare schifo in culo proprio. Ok, andiamo qua. E così, ragazzi, vi faccio vedere anche questa. Così ho un po' di lavoro da andare a fare. Eccola qua. Non si può. C'è qualcosa che... Madonna, ma è gigantesca. Ma ecco perché non si può. Ma non si può. Perché non si può? Perché mi sa che bisogna metterla da fuori. Vedete? È una cupola. Allora, a questo punto qua, ragazzi, la cupola io faccio in questa maniera. La metto qua. Non... Ok. Ci serve dell'iron. Ok, e la corrente è andata. Allora, per fare la corrente, per fare la corrente, ragazzi, possiamo fare ancora uno di questi. Allora, prendiamo uno. Ah no, ce l'abbiamo. 3 di titanio, l'acqua. Andiamo a fare qua il titanio rod. Ah, oh la madonna, ragazzi, per fare una barra, anzi, ce ne serve 9. Maronna, ah, vabbè, andiamo a prenderla, vediamo. 3, vediamo se ce n'è ancora 3, ma mi sa che non ce n'è. Uranio. Cazzo, non ce la facciamo, ragazzi. Niente, devo mettere per forza pannelli solari. Devo mettere pannelli solari. Fammi vedere un po', perché non ce la facciamo, ci manca dell'uranio.
Quindi pannelli solari sono qua, mettiamo questi. Uno di alluminio, uno di magnesio e uno di ferro. Allora, alluminio, uno di ferro e uno di magnesio. E ragazzi, dovremmo fare per forza uno di questi, sperando che basta. Volevo poi fare quelli lì, ma manco per il culo basta. Puttana Eva, quanto serve? No, perché sennò siamo nella cacca, ragazzi. Sennò siamo proprio nella cacca. Allora, dobbiamo farne un altro. Per forza, uno di ferro, uno di magnesio. Allora, uno magnesio, uno di ferro, uno di questo che magari mi sa che non ce n'è, porco due, lo sapevo. Devo andare a prenderlo. Cobalto. Fatemi vedere un attimo. Alluminio c'è. Ci servono di silicio. Mannaccia al culo. Ah, ok, ho capito ragazzi come funziona. Allora andiamo a fare un altro di questi, ragazzi, lo mettiamo qua. Adesso è tornata l'elettricità. Allora andiamo a vedere perché sto bastardo non me l'ha fatto fare. Dobbiamo andare a fare questa che ci serve del ferro, del silicio e del titanio, piccolino. Allora, del silicio, ok. Allora è un po' una merda da guardare, ragazzi. Poi metterò io a posto. Io non so perché non mi ha fatto fare, vabbè, la cosa qua. Ok, allora, però non riesco a capire perché non me l'ha fatta fare. Ah, perché dobbiamo fare la piattaforma? Ragazzi, devo fare un po' di cosucce qua. Però è strano che non me l'ha fatta fare qui, eh. Fatemi vedere, ma se io lo disfo, merda. Vediamo. E t'ho fottuto. E vaffanculo. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta dopo tanto tempo. Allora, voi guardate che merda che ho dovuto fare. Ok? L'ho dovuta mettere così. Non è entrata qua. Perché non ci sta attaccata la base. Non so per che motivo. Ho messo sta merda qui. Ho
con la scala che oltretutto è buggatissima, io non so perché la scala è venuta così, no? Io devo andare giù, qua è assurdo, è così, guardate un po', la scala è così, ma se io facessi così e la rimetto qua. Fatemi vedere. Adesso è già meglio. Adesso è già meglio. Prima era buggata, adesso è proprio in centro, ma va bene lì stesso. Madonna, ragazzi, sta laggando da fare schifo, non ho capito perché. E qua, ragazzi, io andrò a mettere tutte le piante per il cibo, eccetera, eccetera. Ok? Per l'ossigeno no, perché le mettiamo fuori. Quindi per l'ossigeno no. Qua metterò le piante per quanto riguarda il cibo. Andiamo giù perché mi sta venendo la wallara in culo. E non è... Dai però, Madonna. Ragazzi, è ingestibile proprio. Io non so perché deve rompermi i maroni così. Non lo so, non lo so. Va bene, facciamo così. Ci salutiamo qua per oggi. Come sempre, un grosso bacione, un grosso braccio libero. Mi raccomando ragazzi, di nuovo, condividete, aiutatemi a portare avanti queste serie, condividete, tanti bei like, la campanellina e eccetera eccetera. Ok? Ragazzi, io come sempre un grosso bacione. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo gameplay.